Ciao, ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, il caldo qua a Milano è sempre riportato lo stesso, caldo infernale, e io continuo a sventolarmi in tutti i video che farò in questi giorni. Con questo video, ragazzi, voglio parlarvi di una scoperta, una gran bella scoperta, ed è l'olio. Il prodotto in questione è di Biotherm, che è un brand che amo, sin da quando avevo un po' di anni in meno rispetto adesso, almeno la metà di quelli attuali. E ho iniziato con gli Aqua Source, quindi con le creme sorbetto più delicate quando ero più giovane, e man mano sto utilizzando tutte le varie linee. Questo prodotto in particolare che vi consiglio perché secondo me è fenomenale, lo sto provando e secondo me per il rapporto qualità-prezzo è un ottimo prodotto. Il prodotto in questione è il Liquid Glow Skin Best ed è un olio. Si presenta all'interno con questa forma, 30 ml di prodotto. È un olio di questo colore aranciato. I coloranti di questi oli sono naturali. Questo è un olio che è una combinazione tra l'estratto antiossidante di un'alga molto famosa che è la astaxantina, in inglese è astaxanthin, e che è il principio attivo, questa alga giapponese famosissima perché è l'alga della giovinezza, che è anche il principio attivo, vi stavo dicendo, della mia crema idratante tra quelle preferite, che è la Astalift, che è una marca giapponese, che trovate solo in Giappone e che è top, ovviamente. Ritorniamo indietro. Allora, questo olio della Biotherm, 30 ml di prodotto, il prezzo si aggira intorno ai 35 euro, se non ricordo male. È venduto in esclusiva da Marionnaud sia nelle profumerie sia sull'e-commerce. Quindi, se non avete una profumeria Marionnaud a portata di mano, lo trovate anche sul sito marionnaud.it. Oltre all'estratto appunto dell'alga, all'interno c'è un mix ottimo di oli naturali, tra cui estratto di limone, geranio, olio di riso, olio di passiflora, di mandorla dolce, rosa canina, rosmarino e lo squalano, che è particolarmente idratante ed emolliente sulla pelle. Questo olietto si presenta in questa confezione con il contagocce, perché di questo prodotto se ne deve usare veramente pochissimo per avere un risultato immediato e veramente ottimo, è adatto a tutti i tipi di pelle, la texture è talmente assorbibile, diciamo, che viene assorbita immediatamente da tutti i tipi di pelle, io intanto sudo, e lascia la pelle appunto con un effetto secco, quindi non vi lascia la sensazione di pelle stile patatina fritta, per intenderci, soprattutto per chi ha la pelle mista e grassa. Quindi si assorbe immediatamente, tra l'altro non viene ributtata fuori dalla pelle come molte creme, che al principio possono sembrare leggere e quindi che vengano assorbite, ma dopo poco vengono comunque buttate fuori dalla pelle perché non le assorbe. Questo non avviene con questo olietto che penetra immediatamente nella pelle e è bello perché lascia la pelle con una sensazione di pelle morbida e allo stesso tempo non unta. Vi dicevo, la confezione 30 ml, vi durerà tantissimo perché comunque bastano pochissime gocce al giorno come trattamento. Vi parlo delle modalità con cui questo olietto può fare miracoli sulla vostra pelle, non solo del viso, ma anche del corpo. Allora, prima di tutto, un paio di gocce le aggiungete alla vostra skincare quotidiana, sia al mattino che la sera, ed amplifica istantaneamente
gli effetti idratanti, anti-aging, rassodanti della vostra crema idratante, oltre al fatto che lascia la pelle particolarmente luminosa, ma non luminosa lucida, luminosa perché sana, effetto glow, effetto salute. Poi, provato personalmente, se siete in viaggio e in caso di emergenza vi siete dimenticati ad esempio il latte struccante o il, come si dice, il prodotto per rimuovere il trucco dagli occhi, ecco che 4 o 5 gocce di questo prodotto su un batuffolo di cotone permette di togliere via in maniera perfetta anche il trucco waterproof. Oltre al fatto che se siete utilizzatrici di ciglia finte, sapete che vanno applicate con la colla e nel momento in cui poi la sera stacchiamo le ciglia finte rimangono sempre dei residui anche attaccati alla base delle ciglia. Ecco, per rimuovere perfettamente i piccoli rimasugli della colla per le ciglia basta passare sempre un batuffolo di cotone imbevuto di poche gocce di questo prodotto. Poi, chi purtroppo ha le labbra secche, quando utilizziamo soprattutto i rossetti matte ci piace avere le labbra ben idratate, chi purtroppo non ce l'ha di natura le labbra idratate spesso si ritrova con le labbra molto secche, disidratate, proprio spaccate in certi periodi dell'anno. Bastano poche goccine, pochissime di questo prodotto applicate sulle labbra e nel giro di poco dà veramente la sensazione immediata di maggiore comfort alle labbra. Poi un altro utilizzo che secondo me è troppo carino è il fatto di per tenere in forma, tra virgolette, le sopracciglia. Chi ha le sopracciglia un po' sbarazzine, cioè che vanno dove vogliono loro, c'è l'anarchia delle sopracciglia, chiamiamola così, tra cui anche la sottoscritta che ha due sopracciglia in croce e ovviamente sono totalmente anarchiche. Ecco, allora per tenerle in forma c'è chi acquista mascara, c'è chi acquista brow gel che magari hanno anche un certo costo. Ecco, se volete provare, basta prelevare un paio di gocce sempre di questo olio, applicarle sulle sopracciglia, poi con un pettinino pettinarle e metterle in forma, farle prendere la forma che vogliamo. Risultato ottimo, assicurato. Poi, uno scrub casalingo, non vogliamo spendere soldi in uno scrub corpo al supermercato, in erboristeria, in profumeria, eccetera. Possiamo crearcelo tranquillamente. Prendiamo ad esempio o i fondi del caffè, oppure del sale marino, del sale, e ci uniamo qualche goccia sempre di questo olio e lo passiamo in tutte le zone che magari sono più ruvide, come possono essere le ginocchia, possono essere i gomiti, può essere la schiena o qualsiasi altra parte del corpo, ad esempio nei piedi, insomma tutte le parti in cui il nostro corpo è particolarmente ruvido. Facciamo agire per 5 minuti, sciacquiamo e il risultato sarà di baby skin, quindi una pelle bellissima, liscia e morbida. Poi, ad esempio, può essere utilizzato appunto aggiungendola alla crema corpo per amplificare i benefici della crema corpo, che può essere rassodante, idratante, anticellulite, eccetera. La stessa cosa che vale anche appunto, come vi ho detto prima, per la skincare quotidiana. Poi, una goccia, un paio di gocce passate sulla punta sulle punte dei capelli sfibrati, alla lunga porta a un deciso miglioramento. Le punte dei capelli risulteranno più sane proprio grazie a questo olietto che piano piano agisce chiudendo le punte che tendono appunto a sfibrarsi. Poi un altro utilizzo che mi piace tantissimo quando vi fate la manicure o se vi fate la pedicure a casa, utilizzare sempre qualche goccina di quest'olio
massaggiandolo sulle cuticole delle mani. Spesso ci sono donne che hanno mani molto belle, molto curate, ma con delle cuticole purtroppo non curate, e secondo me questo rende le mani piuttosto brutte da vedersi. Quindi tutti i giorni un paio di goccine di questo olio e le mani ritornano perfettamente morbide, idratate, appunto, con le cuticole stesse idratate. L'ultimo è come maschera detossinante notturna. O anche diurna, insomma, se si ha ad esempio il pomeriggio libero, si prende qualche goccia di quest'olio e si crea uno strato leggero sulla pelle e lo si lascia assorbire per 10-15 minuti. Dopodiché, con una bilina si tampona per togliere l'eventuale olio in eccesso. E questa è una maschera idratante ed emolliente strepitosa. In più, se volete un effetto detossinante prima di andare a dormire, un paio di goccine come siero prima della crema notte e la vostra pelle ne troverà grande giovamento, perché veramente la sensazione è quella di pelle veramente rinata, dove c'è una sensazione veramente di pelle idratata, di pelle morbida, di pelle veramente rivitalizzata. Quindi io vi straconsiglio questo olio, l'ho preso da poco, ma ho trovato dei grandissimi benefici da subito. Oltre al fatto che ribadisco Biotherm, mi piace un casino come brand. Per chi se lo stesse chiedendo che rossetto sta utilizzando questa pazza, allora, il rossetto che ho indosso ora è della Tasty Lips, la nuova collezione di Mulac. Il colore è il numero 21, Crazy Like a Fox. Allora, vi faccio vedere, eccolo, eccolo, è lui, sì. L'unica cosa è che Crazy Like a Fox, che cosa mi rappresenta? Io mi domando sempre, ma i nomi di certi rossetti, ma ci sarà una persona che se li inventa, che viene pagata per questi nomi un po' così strani, un po' fuori di testa? Non lo so, vabbè, rimarrò con questo dubbio. Comunque vi consiglio, ragazzi, di dare un'occhiata all'ultima collezione Mulac, i Tasty Lips, perché a parte, vabbè, i colori strambi, comunque particolari, che sono il nero, il grigio, tutti gli altri sono dei colori veramente molto belli, matte, a lunga tenuta, veramente ottimi. Ottimi rossetti, brava Sindina, hai fatto nuovamente un ottimo lavoro. E niente, con questo video spero di esservi stata utile, ragazzi, con la review di questo prodotto. Se lo trovate, provatelo perché è assolutamente un ottimo prodotto che vale la spesa fatta. Grazie per avermi seguito. Ciao, al prossimo video. Ciao a tutti.